nella zona di Los Angeles e dopo il primo weekend aveva già incassato 2 milioni e 200 mila dollari, solo il primo weekend di questo. E quindi si gridava al miracolo perché il grandissimo successo di un piccolo film italiano che invece contro i milioni e milioni e milioni di dollari costati quelli di Spielberg, questo che sarà, ma, mi ricordo che neanche un milione di dollari costò. E allora dopo questo grande successo tentarono di tutto per fermare il film. E ci sono riusciti. Però con i dettagli che avevano trovato. Allora, la moglie è bionda come la moglie sul primo film di Spielberg. La macchina c'aveva la Plymouth, quindi la stessa marca della macchina, la marca della macchina per fare il caffè che c'era dentro lo studio. Cioè, una serie infinita però di questi piccoli dettagli, che erano alla fine 100 analogie, e fu fermato per plagio. E non c'è niente di peggio negli Stati Uniti se vieni accusato di plagio, tant'è vero che ho passato, finché non ho fatto il grandissimo, incredibile successo con The Bronx Warrior, i guerrieri del Bronx, quello che rimase al quinto posto della graduatoria di Variety, che è il sogno di qualsiasi produttore al mondo, è di apparire, non so, nei 50 top e essere il 49esimo. Invece stavo al quinto posto per settimane. E quello mi ha ridato la possibilità di lavorare negli Stati Uniti, sennò con il plagio di questo film qua avevo chiuso. Ma è stato riuscirono a fermare il film che già stava a 17 milioni di dollari. E grande, grande. Allora io ti faccio un'altra domanda, è un po' articolata, quindi la leggerò. I tuoi film sono principalmente realistici, dai western ai polizieschi, ma esiste un lato fantastico nella tua filmografia, con la trilogia post-atomica, appunto 1990 I guerrieri del Bronx, Fuga dal Bronx e I nuovi barbari, e poi con Colpi di luce e appunto L'ultimo squalo. Sei d'accordo con questa affermazione? Che c'è un lato fantastico dei tuoi film? Che hai detto? Che nei tuoi film c'è questa componente fantastica. Certo. Non è componente fantastica per me realizzare il film, perché io lo realizzo in prima persona, nel senso, io faccio i miei film, le mie inquadrature, la giornata di lavoro secondo quanto piacerebbe a me vedere sullo schermo, quindi me li faccio i film, quindi io sono il primo spettatore di me stesso, e poi se poi arrivo anche a tutto il resto del pubblico, beh, dico, la soddisfazione di quelle straordinarie, quindi c'ho con il gusto di regalare tutto me stesso al pubblico, perché non è che lo facciamo per tutti noi, per tutti noi che siamo seduti in platea a vedere il film, anche in galleria. Bene. Sappiamo che sei un grandissimo amico di Quentin Tarantino, ci racconti dell'incontro con lui? L'incontro vero, la prima volta che ci siamo proprio visti è stata a Venezia, perché lui l'avevano invitato al Festival di Venezia, però lui gradisce Cannes, anche perché lì ha preso il premio con le Iene e cioè tutto il resto. Quindi per essere invitato a Venezia lui ha chiesto, sì però se organizzate un festival anche con i B-movies, come cosiddetti B, che sono con tutti i colleghi che siamo presenti qua, che erano, cioè, se io posso assistere a questo festival vengo, però vorrei questo, non vorrei Deodato, però è venuto lo stesso. Ed era, mentre invece quando si è presentato e tutti aspettavano questo, perché cioè, già si sapeva che avrebbe fatto le remake, c'era la proiezione del mio Inglourious Basterds, ma la gente era i giovani, i ragazzi, tutto era pieno di fronte. Allora hanno giudicato opportuno che io incontrassi Quentin nei sotterranei del teatro, mi portarono tutti i meandri ed è il momento di aspetto, e un po' sento pom pom sti passi, arriva questo, sti piedoni così alto, gigantesco, e da lontano fa maestro e corre boom boom boom, mi acchiappa come è abituato poi a fare, mi circonda proprio e comincia a girare così, mi fa così, e poi è stato at last, finalmente ci incontriamo e siamo andati a vedere il film che lui per la prima volta vedeva sul grande schermo. Lui l'aveva già comprato, aveva comprato tutti i diritti, ma per la prima volta lo vedeva sul grande schermo, perché l'aveva sempre visto con i DVD e pari, e assistemmo con Joe Dante, io e Quentin, e lui sapeva a memoria tutte le battute. Poi come c'era un'inquadratura che gli piaceva
e faceva you motherfucker e mi dava un cazzottone sulla spalla. Fuck you man, boom, è uscito con una spalla così. Però è stato fantastico, e lui è il primo che si è alzato, che ha detto my master a tutti, e lì hanno cominciato ad applaudire, e quindi con il discapito di Deodato che stava lì che rosicava. Allora io ti faccio un'altra domanda, adesso chiameremo anche in causa il maestro Deodato tra poco. Allora i tuoi film sono no, tu nasci da una famiglia di registi, tuo padre è Mario Girolami e tuo zio Romolo Guerrieri, e negli anni 70 tutti e tre giravate i vostri film, ovviamente penso senza rivalità. Ecco, mi piacerebbe che tu ci raccontassi un po' quel periodo magico del cinema italiano. Beh, io l'ho vissuto come cosa familiare, perché essendo nato nel cinema, quando ero nato mio padre era già nel cinema, faceva l'aiuto di Mario Soldati, poi da lì ha cominciato, e il primo film lo fecero perché, questa è importante, perché io l'ho sempre sentito come una cosa importante nella mia vita, perché durante la guerra papà e mamma salvarono una signora ebrea in casa, e la protessero in casa, lei aiutava, faceva quello. Però che ha fatto? Ha insegnato l'inglese, il francese e il tedesco a mio padre, quindi era l'unico aiuto regista che parlava tre lingue, quattro con l'italiano. Quindi come sono arrivati gli americani a fare i film in Italia, il primo a chiamare era sempre lui, perché parlava inglese e tutto il resto delle lingue, quindi c'è stata questa respirare cinema internazionale da subito, e quindi entrare. La gioia più grossa era quando mio padre mi veniva a prendere a scuola per portarmi al montaggio, dove lui montava i suoi film. Entrare al montaggio era il sogno dei sogni, proprio il sogno, cioè io vedere questa moviola, vedere la gente che poi andava a velocità, ritorno indietro, ma quello che mi sorprendeva è quando si andava a marcia indietro, quelli che stavano facendo il pranzo, magari mangiavano, quando vedevi al contrario la scena, tiravano fuori tutti. Però mi divertivo come un pazzo al moviola. Allora, una curiosità, sappiamo che sei anche un pittore che realizzi le tue interpretazioni di quadri famosi, tra cui Caravaggio. Ce ne vuoi parlare? No, te ne parlo perché è nel momento, cioè da qualche mese ho ripreso, perché ho fatto l'artistico, io a 17 anni ero già professore in disegno e storia dell'arte, poi ho fatto Accademia di Belle Arti e architettura, ma il riprendere matita, pennelli, tutto l'ho fatto qualche mese fa. E allora, per non fare a vuoto, ho puntato un po' di vedere questi ragazzi che erano abbastanza bravi, li ho solo ricopiati, quindi ho cominciato con Caravaggio, Botticelli, Van Gogh, tutti Matisse, cioè, e ho fatto tutte le copie, però che esposte, ma come, che bella cosa, che è una stampa, no, l'ho fatto io, come hai fatto? E allora c'è questa sorpresa, perché è una passione che mi è ripresa, e penso che sono i momenti più belli che mi dedico da solo, e a ritornare a disegnare e dipingere. Sapevi tu questo? Sì, sì, era una curiosità. E allora, siccome hai chiamato in causa più volte il maestro Ruggero Deodato, io... Ruggero Deodato! Ha detto un sacco di cazzate. Mo te metti qua. Ti abbiamo lasciato il Martino è alzato e dice c'aveva il pannolone. Allora ci facciamo tutti. Dai, ci facciamo tutti. Grazie, perché i duetti e lui li facciamo. Adesso non state tranquilli. Quanti milioni ha fatto lo squalo? 17 milioni. 2 milioni e 200 mila dollari il primo weekend. Esatto. Il mio 240 milioni nel mondo. Nel mondo? Vabbè, io ti dico, una cittadina come Los Angeles, solo lì... 19 milioni... Per un weekend, 2 milioni e 200 mila dollari, un weekend, uno, due giorni... In Giappone sono arrivato secondo dopo AT. AT. Non capivo quale film fosse. A Sigels, a te ti hanno messo alla suite, ti ricordi? Qui mi hanno dato quasi tutto l'albergo, sono a disposizione tutto l'albergo. Pensa per fare pulizie quanto ci metti. Un grande applauso, sono i grandi. A lui Tarantino l'ha incontrato sotto i sotterranei.
a me a Piazza delle Sedia, ero tutto incazzato perché ero circondato da pubblico e stavo per entrare perché c'erano i biglietti enormi che faceva Tarantino, e il guardiano del coso dice: lei non può passare. Come non posso passare? Dice: no, perché con questi biglietti ne fa tutto un giro. Dopo un po' passa la Izzo col marito con i biglietti uguali al mio e passa, e lei mi guarda, dice: io sto passando. Incazzo come una bestia, dico: ma perché io non posso passare? No, lei no, è di giù. Vabbè, ok, io e mia moglie passiamo, andiamo da tutta la parte, ritorniamo sul tappeto rosso e vedo in lontananza ci sta Quentin con tutti i VIP intorno e i cameraman e tutta la televisione, tutti quanti. Io dico: guarda questo stronzo di guardia che non mi ha fatto passare. Oh, è lunga questa storia. Faccio un passo. Maestro Deodato! Ha lasciato tutti e per là si è inginocchiato. Ma che stronzata. Questa è proprio una stronzata. Inginocchiato. Ma non pare che stai in ginocchio? Sei inginocchiato! Ma che è una stronzata, dai! Forse perché voleva stare alla mia altezza! Però sei inginocchiato! A te non l'ha fatto, a te sotto, sei nascosto! Dice: non mi faccio vedere quando agguaccio Enzo G. Castellari! Maestro! In ogni modo, abbiamo fatto questa gag di 45 minuti a Barcellona. E un pubblico di 2000 persone si è buttato per terra a ridere come pazzi al Festival di Sitges. Abbiamo detto di tutto, io che prendevo più soldi da lui, lui che prendeva più soldi di me, io, lui la che seconda ci credo, la prima lui che stava nella suite e io che stavo nella camera d'albergo. No, ma questo è vero, a Venezia, sempre in questo periodo. Allora, l'incontro nel giardino dell'Eccelsior, dove c'erano tutti i giornalisti, e lui che comincia a chiamarli: venite, non nessuno c'ha una foto di Castellari e Deodato. No, Deodato e Castellari ha detto. Chi ha detto? Io. Sì. A quel punto comincia a dire: ma tu stai qui in albergo? No, io sto qui, c'ho una suite qui all'Eccelsior. Come c'è una suite? Dico: sì. E per mangiare non paghi? Io c'ho a piedi lista, firmo, dunque vado. Non era vero, perché io stavo in un alberghetto lontano, ben da piedi, però quando gli ho detto, lui ci è rimasto male, è andato immediatamente in direzione di: a Castellari avete dato una suite, lui paga. Allora dice: ma ti ha preso per culo Castellari. Non puoi credere a lui. Perché di Dio? Guarda che lui... Facciamo un grande applauso. Un grande applauso. Questa bellissima coppia di amici. Ti vogliamo bene, molto bene. Grazie. Ringraziamo. Viva Castellari. Evviva, ringraziamo il maestro Giulio Deodato. Grazie. Adesso però, prima della premiazione, vorrei invitare sul palco il sindaco della città di Nettuno, il dottor Alessio Chiavetta. Grande Alessio. Sindaco, allora vogliamo da lei un commento, una conclusione prima della premiazione. Deodato, silenzio, c'è il sindaco, sta parlando. No, disturba. No, non faccio altri commenti, penso, perché sia stata una bellissima scena, soprattutto divertente, perché poi il senso d'amicizia si vede anche da questo, quando c'è un'affinità, una complicità anche in queste cose. È vero. Bellissimo, infatti. Grazie per tutti quanti, perché credo che il piacere di stare qui si deve pagare in certa maniera, quindi mi sembra che io sono disposto intanto a tornare, quindi benvenuto. Grande, e noi siamo felici di questa tua dichiarazione. Ma se sono accorti poi va bene, allora direi che è giunto il momento della premiazione e chiedo alla regia di farci vedere la clip del premio. Assolutamente sì, guardiamo sul grande schermo.